Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui per parlarvi di 10 curiosità sui Griffin. Durante gli anni del college, Seth MacFarlane ha scritto un cortometraggio d'animazione con protagonisti un uomo e il suo cane parlante. Dopo che un suo professore ha inviato il materiale alla casa di produzione Hanna-Barbera, Seth è stato assunto e il progetto è poi diventato la serie I Griffin. Meg è l'abbreviazione di Megatron, non Megan. Nell'episodio della 12ª stagione, intitolato Fearful of Meg, si mostra Peter cambiare il certificato di nascita. Bonnie è stata incinta per quasi 7 anni. Susie è infatti nata solo durante la 7ª stagione. Nel 2006 una puntata di South Park suggeriva che i Griffin fosse scritta da mammiferi marini stupidi. Patrick Warburton, il doppiatore di Joe, ha incorniciato una lettera inviata da sua madre in cui implora la Federal Communication Commission di vietare lo show. MacFarlane voleva che ogni episodio ruotasse intorno alla morte. La voce di Brian è semplicemente Seth MacFarlane quando parla normalmente. Seth, per la voce di Peter, si basa sul tono vocale di una guardia di sicurezza che ha conosciuto ai tempi del college. George Lucas ha dato il permesso di realizzare delle gag e ben 3 lungometraggi su Star Wars, perché lui stesso è un grande fan della serie. Il 2 maggio 2003 ci fu una petizione online per salvare la serie dalla cancellazione, con oltre 111.000 firme. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, condividetelo con i vostri amici, scrivetemi giù nei commenti quale di queste curiosità non sapevate e delle idee per i prossimi video. Vi ricordo anche di seguirmi sui social e di iscrivervi al canale nel caso in cui non foste ancora iscritti. Noi ci rivediamo ad un prossimo video, un bacione e un abbraccio. Bella a tutti!